Morgan De Santis, portiere del Napoli qui a San Patrignano in occasione del sedicesimo Memorial Vincenzo Muccioli. Che effetto ti fa essere qua? Ma guarda, è stata una cosa sorprendente. Io non c'ero mai stato, avevo visto soltanto delle immagini in televisione, però veramente ho scoperto una realtà assolutamente sorprendente. Tantissima organizzazione, tantissima attenzione, tantissimo ordine. Sono rimasto stupefatto. Credo poi e sono convinto che dietro tutto questo ci siano enormi sacrifici, tantissimo impegno, tantissima dedizione dei ragazzi che sono qui per riapproparsi della propria vita e soprattutto anche di quelli che li sostengono e che gli danno una mano a rimettersi in un percorso giusto. Quindi tutte cose positive, una bellissima giornata. C'erano anche i ragazzi che hanno partecipato al torneo. Io ero qui per fargli un saluto, credo che gli abbia fatto piacere. Il calcio che cosa rappresenta secondo te? Nel senso che cosa può dare nel loro percorso formativo? Guarda, il calcio a questa età deve essere soprattutto una forma di divertimento nel rispetto delle regole e nel rispetto dei compagni che fanno assieme a loro questa attività. E questo deve essere un messaggio che deve raggiungere sicuramente i ragazzi, ma deve raggiungere soprattutto chi gli sta attorno, quindi dirigenti, allenatori, genitori. Devono pensare a divertirsi, non devono soffocare la loro gioia, la loro spensieratezza con l'obiettivo di dover diventare a tutti i costi giocatori importanti o chissà che. Devono divertirsi, lo ripeto, e devono comunque diventare degli uomini, quindi seguire delle regole, stare attenti a come si comportano. E questo è l'obiettivo che devono avere i ragazzi a questa età, divertirsi e farlo nel rispetto delle A te cosa ha aiutato personalmente a diventare sia quello che sei, ma anche a mantenere i piedi per terra e quindi a diventare uomo prima che calciatore? regole. Ma guarda, nella vita bisogna anche essere fortunati, soprattutto l'ambiente familiare è quello che determina tantissime cose. Poi c'è un aspetto caratteriale che è quello comunque non è facilmente gestibile, nel senso che ognuno è fatto alla sua maniera. Però la vita è bella, bisogna godersela, però bisogna godersela sempre rispettando il prossimo. Io, Madonna, adesso qua parliamo un po' di filosofia e tutto, però c'è una cosa che mi lascia sempre stupefatto ogni volta che la riascolto, è praticamente quella che diceva Sant'Agostino, diceva ama il tuo prossimo e fai ciò che vuoi, l'unico comandamento che veramente, e questo si può applicare alla vita, si può applicare allo sport, si può applicare in tutti i settori, perché proprio nel momento in cui uno ha rispetto per il prossimo riesce veramente ad appropriarsi di quello che è il senso della vita, quindi di stare bene con se stesso e con gli altri. E purtroppo ci sono tanti, Sì. appunto, tanti ostacoli, come anche quelli posti dal consumo di droga, che è sempre più frequente. Secondo te, cioè, che cosa ci vorrebbe per far sì che anche nei mondi come lo sport, che a volte non sono esenti da No, queste no, ahimè no, problematiche? ci dovrebbe essere, e in parte ci sono le istituzioni che cercano di informare, di far capire veramente che scelta deleteria, sbagliata, che strada deleteria, sbagliata possa essere quella di comunque entrare in questo vortice delle sostanze stupefacenti o comunque della droga. Bisogna informare, bisogna educare i giovani, i meno giovani, a capire che quello è un percorso di autodistruzione che non porta da nessuna parte. E quindi, insomma, attraverso questo tipo di informazione migliorare le nuove generazioni, è chiaro che c'è bisogno assolutamente di informazione. Poi nel nostro piccolo, ecco, io posso parlare delle mie esperienze perché magari ampliare un po' il discorso diventa assolutamente complicato. Però è chiaro che anche da parte nostra, di calciatori professionisti, che siamo sempre alla ribalta, ci vuole il buon esempio. Io, tra l'altro, faccio parte anche del sindacato dei calciatori. Sono convinto che la maggior parte dei calciatori diano un buonissimo esempio. Questo nel nostro piccolo è quello che possiamo fare. Per il resto è assolutamente informazione, educazione a un livello di cultura, un livello di cultura della società che deve essere sempre migliore, deve puntare sempre al massimo.